Ok, eccoci qui, prontissimi, prontissimi a iniziare subito questo gameplay. L'ho detto che si sarebbe ripartito da questo punto esatto. E vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, ecco, vedete, qui sono due missioni, sembrerebbe. Allora, qui richiede 2,40, ma va fatto di notte o di giorno, vediamo. Non saprei, vabbè, vediamo questo invece cos'è. Novità. Vabbè, bisogna fare anche quello, insomma, però io andrei qui. Prima di andare lì, però, viaggio rapido per spostarci, ragazzi. E nulla, viaggio rapido e poi andremo subito, subito in missione. Ecco qui. Perché non è che possiamo fare 50 km per ogni gara, insomma, ecco. Ora però possiamo andare. Ora possiamo andare. Ok. Ne dobbiamo fare di cose qui, ragazzi. Ne dobbiamo fare molte. Vediamo se sarà di giorno o di notte. Io credo più di notte, però. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Ah, di giorno? Di giorno, ragazzi? Ma così sembrerebbe. Per Così fortuna c'era una sembrerebbe. segreteria. Era Jordan ed è incazzata. Che abbiamo fatto? Tutti stanno parlando di Shaw e della sua disfatta. Siamo sotto i riflettori. Cerchiamo di restarci. Sì, giusto. Ehi, in arrivo a destra. Cosa aspettiamo? Seguiamolo. Ah, bisogna Così seguirlo? troviamo. Va bene. Seguiamolo subito, senza dare tanto nell'occhio, altrimenti qui. Non dobbiamo avvicinarci molto, altrimenti poi se ci vede, son cavoli. Ehi, sta andando nel deposito di container. So tu che pensi, ma non mi sembra il posto in cui venire a fare delle Stiamo seguendo in maniera note. Wow, ottima, direi. fermiamoci qui. Che stanno facendo? A quanto pare hanno appena lanciato delle chiavi al nostro amico. Se avanziamo ci scopriranno. Torniamo da dove siamo venuti. Come ci torniamo da dove siamo venuti? Nulla riguardo a Torres. Non molto. Solo che fa parte dell'unità di Mercer e che questa merda va avanti da tempo. Ma recentemente è davvero finita fuori controllo. Mi stia dicendo la verità. Lo vedremo. Io lo seguo, ragazzi, non c'è problema. Io lo sto seguendo alla grande, lo seguo, senza problemi. Ti chiedo come si inizia a fare robe del genere. Soldi? Suona familiare. Bisogna seguirlo, ma fare anche molta attenzione qui, eh? Bisogna fare molta attenzione, ragazzi. Eh sì. Rallentiamo. Cerca di non distruggere tutto. Si ferma, parcheggia più avanti. Parcheggio più avanti. Vediamo un po' cosa devo fare. Restiamo qui tanto. Perché missione fallita? Per quale motivo? Parcheggia più avanti. Forse mi sono avvicinato troppo. Forse mi sono avvicinato troppo, ragazzi. Vabbè, Se ripetiamo avanziamo la ci missione. scopriranno. Torniamo da dove siamo Ok. venuti. Ci siamo avvicinati troppo, allora. Piano! Calma, calma!
scoperto. Vabbè, nulla. Non è distante comunque. Non molto. Solo che fa parte dell'unità di Mercer. Non è distante. Questa merda va avanti da te. Ma recentemente è davvero finita fuori controllo. Stia dicendo la verità. Lo vedremo. Non capisci che non è il momento? Mi chiedo come si inizia a fare robe del genere. Soldi, potere. Suona familiare. Non avviciniamoci troppo. Non avviciniamoci troppo, ragazzi. Dove parcheggio? Devo star qui? Piano. Ah, devo parcheggiare qui, ragazzi. Avete visto? Maremma, vabbè. Dobbiamo fare piano. Ci vedrà. Ho parcheggiato. Ok, ottimo. Dove andiamo? Da che parte va? Bene così. Bene, così. Ottimo, ok. Tu e Lucas vi siete parlati? No. Abbiamo litigato in passato, se ti interessa. Non mai così. Però meglio tenermi alla larga per lui. C'è qualcosa che non ci ha detto. Qualcosa su lui e papà. Pensavo che fossero uniti. Non hai vissuto con lui? Ok, si sta fermando di nuovo. Una volta arrivati parcheggiamo e aspettiamo. Eccoci qui. E vediamo ora cosa bisogna fare. Vediamo adesso. Ah, ok. Credo che sia la merce. Dovremo correre se vogliamo star lì dietro. Credo di sì, bisogna correre qui, eh. So di chi è questa F40. Sì, cosa gli è successo? Lo stesso che è capitato a me. L'auto viene confiscata e poi sparisce. Nessuna traccia, nulla. Guarda quest'idiota, si comporta come se la macchina fosse sua. Hanno sporto denuncia. Comparsa proprio come l'altro. È la nostra parola contro la loro. E la nostra parola non vale un cazzo. Giusto. Direi giusto. Tieniti a distanza. No. Sta svoltando. Mi ero avvicinato troppo, ragazzi. Mi ero avvicinato troppo. Mi ero avvicinato veramente un tantino troppo, diciamo, eh. Fermati qui. Sì, sembra tutto assolutamente legale. Scopriamo. Dove mi fermo? Andiamo. Bene, vediamo ora cosa succederà, perché ora sono veramente curioso, eh. Queste auto valgono una fortuna. Contro alcune ho gareggiato. Baule pieno di soldi. Non sarà brutto tipo... Piano! Ma che cazzo? Volevamo solo la tua auto. Bastardi. Avresti dovuto vederlo ieri notte quando l'ho caricata sul camion. Stava per mettersi a piangere. Frank l'avrebbe adorato. Ok, sto con Torres. Fanculo a Mercer. Va fermato. Per farlo ci serve un piano. Ci penseremo.
Vediamo un po' se la missione sarà conclusa oppure bisogna fare ancora qualcosina. Ah no, missione che si conclude qui. Reputazione ottenuta, 21.000 crediti. Non sono tantini, ma sono sempre ben accettati, ok. Vediamo un po'. Non ci sono missioni. Vabbè, tanto possiamo andare verso qui. Nel frattempo possiamo andare da quella direzione. Vediamo un attimo. Wow. Calmo. Ehi, posso farti una domanda? Spara. Hai visto qualche fenicottero al neon in giro? Ancora? Sì, anche troppi. Non ci credo, stai scherzando. Pensavo di essere impazzito. Che accidenti sono? Non lo so, di solito tiro dritto in mezzo a loro. Davvero? Sì, dovresti provare. Penso che lo farò, grazie. Bene ragazzi, allora, wow, vabbè. Allora, non so se magari devo andare un attimino dentro il garage, perché qui sembrerebbe che missioni di storia principali non ce ne sono. Quindi andiamo un attimino dentro il garage, vediamo cosa succede e poi ritorniamo a fare questa missione dove stavamo andando, eh. Entriamo un attimino, vediamo se magari succede qualcosa. Ehi, fammi sapere se ti serve qualche riparazione. Darò comunque un'occhiata. Sembrerebbe di no. Vabbè, andiamo. Tanto siamo vicini ora della missione che bisogna fare, eh? Non c'è problema. Siamo veramente vicini, ragazzi. Allora, vediamo un attimino. Vediamo un attimino qui. Ok, allora, siamo vicini, insomma. Viaggio rapido, vai, facciamo il viaggio rapido. Eh sì. Su, eravamo un po' lontani, eh. Ok, ora siamo più vicini, vai. Ora siamo vicini. Ah, ecco, è arrivata un'altra missione storia, eh. È arrivata, ragazzi. Allora. Poi adesso andiamo a fare questa. Poi magari andiamo a fare quella, ragazzi. Tanto il tempo ce l'abbiamo qui. Non c'è problema. Non c'è problema, ragazzi. E no. Così vediamo anche di cosa si tratta questa missione qui, no? Siamo un po' tutti curiosi. Voi che dite? Siamo un po' tutti curiosi, no? Vediamo, eh. Ok. Io sono un po' curioso di vedere cosa bisognerà fare qui. Quindi sono abbastanza curioso. Non so voi, quindi andiamo. Andiamo. Ah, devo seguirla? Va bene. Vai a sinistra. Vabbè, vai a sinistra, vediamo un attimino, vediamo. Ora a destra. Sì, ora al centro. Immagino, certo, che non si tratti di uno showdown. Facciamo così per mimetizzarci. Ci aiuta a stare nascosti. Da chi? Dai federali. A quanto pare il governo non ama chi vive fuori dal suo controllo. L'anno scorso a Ventura Bay ci hanno trovato. L'abbiamo scampata per poco. Appena arrivati qui abbiamo iniziato a organizzare gare. Ci aiuta a restare vigili. Non puoi mai sapere quando giusto, devi mollare tutto e dartela a gambe. Cosa volete da me? L'unico modo per migliorare è affrontare i migliori. E noi dobbiamo migliorare. Mostrami quanto sono affidabili le tue doti e potremo parlare di soldi. Ok, va bene, dai, vediamo, dai. Non è il tempo di parlare adesso. Andiamo a destinazione. Vediamo se riuscirò a fare
a far del mio meglio. Vediamo se riuscirò a far del mio meglio. Poi parleremo di soldi senza problemi, Tanto per parlare di soldi c'è sempre tempo. Quindi andiamo. Wow, siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati. Attenzione, attenzione, perché siamo benché arrivati qui, Siamo arrivati alla grande. C'è un nuovo membro con noi. Gli ho detto che può massacrarvi. Spero ricambierete il favore. Ah sì? Ah, quindi sembrerebbe una gara tranquilla. Ma tranquilla non so, però una gara è una gara, ragazzi. Tranquilla non credo, Queste gare qui non sono mai tranquille, però. Ok. Dimostro, vai. Che ho fatto bene a portarti qui. Sicuramente sarà fatta a giri. E beh, anche sterrato qui, maremma. Non so se ho la macchina adatta per lo sterrato. Vabbè, ora siamo in pista, corriamo, corriamo. C'è quel pezzo, vabbè, quel pezzo è quasi tutto sterrato, ragazzi. Maremma. Lo so, ma non ho la macchina adatta. Mi serve una macchina da sterrato qui. No, così è impossibile vincere, ragazzi. Se non ho una macchina da sterrato, no. È finita, non mollare. Questa mi sa che dobbiamo rifarla, Dovrò prendere una macchina. Vabbè, che sono missioni. Questa è robetta secondaria che posso anche non portarla sul canale, lo faccio a parte io e basta. Devo comprare una macchina da sterrato, sì. E dove vado così? Dove vado, ragazzi? Ora la finiamo giusto per finirla, ma... dove vado? Quindi quelle verdi sono da terrapata, queste qui sono da sterrato e... ok. Capito ora. Dove vado con questa macchina qui? Impossibile. Se vinco così, ragazzi, veramente sono un fuori dalla norma, ma... No, non si può vincere così, no. Ho la macchina potente, sì, ma... no. Non si può vincere. Maremma. No, vabbè. Già che sono in terza posizione, credo a quarto, vabbè. Vabbè, dai, magari questa qui, se comprerò una macchina da sterrato, lo andremo a rifare. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate minimamente, ragazzi. Se riuscirò ad arrivare terzo, per me è una vittoria, si può dire. Ok, vai. Vediamo un po'. Terzo, dai, comunque sul podio con una macchina che purtroppo non era nella condizione, perché non è da sterrato la mia macchina, quindi ok, va. Sempre 16.000 crediti presi. Ma ora andremo avanti nella storia, ragazzi. Ora andiamo avanti nella storia. Vabbè, missione fallita, è certo. Non è da sterrato la mia macchina. Se era da sterrato, Vabbè, prossimamente la facciamo, ragazzi, La rifaremo in gameplay, non vi preoccupate. Tempo di accumulare un po' di crediti. Prendiamo una macchina, la elaboriamo e poi si va, insomma. Allora, missione storia, ho visto che è comparsa. Dov'è? Un po' più lontana, no, 260, qui si inizia ad alzare un po' il livello. Quindi cosa farei? Andrei un attimino qui, così ci avviciniamo alla destinazione della missione, ragazzi.
Vediamo se posso montare qualche nuovo componente alla mia vettura. E poi ragazzi. Allora, sì, andiamo al garage, vediamo se posso montare qualche componente nuovo, come dicevo prima. Bene. Quando allora, credevo, performance, stato l'ultima ammaccatura sulla Camaro, ne spunta un'altra. Ok. Tanto i crediti poi si rifanno e non è un problema. Poi tanto li devo rifare io, non è che li fate voi. Sono io che devo fare, come si dice, il farming anche qui, eh? Vabbè. Però è sempre meglio aumentarla un po', eh? Perché poi come macchina devo dire che mi sta dando soddisfazioni, devo dire, devo essere sincero, mi sta dando delle soddisfazioni non indifferenti, eh? Vediamo un po'. Ottimo. Ottimo. Allora, su pista. Va bene. Vediamo un po'. Wow, aumenta di poco, ma è sempre quel po' che non fa male. Vabbè ragazzi, vai. So, crediti spesi benissimo. Sì, sì. Sono pienamente fiero di spendere questi crediti, eh. Poi li rifarò io, non vi preoccupate. Questo kit di riparazione. Vabbè, per adesso andiamo così, ragazzi, che ho già speso un po' troppi crediti, eh. Ho già speso e devo rifarne, ok? Ne ho già spesi un po', ragazzi. Direi che ne ho già spesi un po'. Nel prossimo gameplay spero di riarrivare a 500.000 crediti almeno, eh? Allora, dov'è la missione storia? Maremma. Vabbè, vai. Andiamoci così, va. Andiamoci così, vediamo quanto ci mettiamo. Se è una cosa sbrigativa oppure ci vuole tempo. E vai col nostro, ragazzi. Si snossa in grande stile, yeah. Che botta. Che botta, ragazzi. Che botta lì, eh. Vabbè. Stavo pensando al piano. Piano? Sì. Ma che piano? Dell'ascensore? Ah, divertente. Ok. Ci servirebbero dei nomi in codice. Dovremmo? Sì. Non credo di essere tipo da nomi in codice. Oh. Ma se tu ne vuoi uno, accomodati. Ok. Davvero non ti interessa? Abbastanza sicuro, sì. Facciamo così. Metto assieme un elenco e più tardi te lo mando. Non si sa mai. Grazie. Brava, non si sa mai. Brava. Mandami l'elenco e poi vediamo il resto. Oh ragazzi, non è un tantino distante? Vabbè, oramai siamo arrivati. Siamo arrivati oramai, dai. Siamo arrivati. Wow. Vediamo un attimino qui. Dai che ci si arriva, ci siamo. Sono curioso, Maremma che botta anche qui, ragazzi, non mi sono risparmiato, eh.
Wow. Vai, qui richiede un livello 260, io sono 325 la mia vettura, quindi comunque siamo ancora un tantino più alti del livello richiesto ed è buono così. Ce l'hai fatta. Ecco Eli e Manta, della League. Ciao. Veniamo al punto. Stasera c'è un evento per lo showdown all'osservatorio. Ci saranno i giornalisti. Andremo alla festa, attireremo l'attenzione, porteremo le telecamere fino all'officina e saremo in prima pagina. Possiamo andare ora? Vengo con te. Lei viene con me. Va bene. Neanche se mi ha chiesto il permesso, ragazzi. Io vengo subito, lei fa tutto. Vabbè, lasciamo stare. Meglio lasciar perdere, va. Meglio lasciar perdere. Siamo pronti, eh. Siamo pronti, ragazzi. 3, 2, 1, via. E vediamo come andrà a finire qui. Non riesco a credere che siamo in ballo nella linea. Questa macchina qui avanti. Vabbè, non dico nulla, va. Non dico nulla. Vedo il notiziario sul mio telefono. C'è già un giornalista all'evento. Ah, c'è già un giornalista, va bene. Va bene. Se lo dici tu, ci fidiamo. Mi fido più che altro. Ora dritto. Ottimo, sul così. Serio? Dritto. Stiamo decollando. Maremma, ragazzi. Maremma, che volo. Credo stia che funzionando. Volo. Ora è una storia da notiziario. Saluta, ciao ciao. Che ne dici di tenere sì, le mani vai. Sul volante? Abbiamo già fatto abbastanza danni. Proprio quando stavo cominciando. Ma bisogna fare danni su Need for Speed, ragazzi. Bisogna. L'elicottero del notiziario c'è addosso. Sorridete alle telecamere. Bisogna fare danni su Need for Speed. Se no il bello dov'è? Dov'è il bello se no? Nah, era comunque una festa noiosa. Bastardi, appunto. Mi avete quasi colpito. La pista è un po' lunghetta da fare, Tutti bene? Sì, non si scherza bene. Qui. Abbiamo giusto rovesciato qualche drink, nessun ferito. Rivera, voi come state? Stiamo bene. Che bello, che bello. Wow, andiamo di nos, ragazzi. Andiamo di nos. Andiamo di nos. Sono convinto che alla fine di questa gara mi darà anche un trofeo, eh. Non so perché, ma ho questa convinzione. Non so perché. Poi magari sbaglio, poi magari non sarà così, però vediamo, vediamo, se vinco un trofeo me lo merito tutto, sarà di bronzo, ragazzi, non vi aspettate chissà cosa, però è sempre un qualcosa, per aggiungere alla lista qui. La stampa ci sta alle costole, siamo in corsa verso l'officina, dobbiamo solo restare uniti e mantenere l'attenzione su giusto, di noi. Giusto, io vado con il NOS allora. Altri 30 secondi. Divertendo un sacco. Io non sto nemmeno guidando. Sì, ti stai divertendo. Io non tanto, perché qui ho perso tempo ora. Che agitazione, ragazzi. Quell'elicottero lì sopra è maremma. Che agitazione mi sta arrivando. Che ansia. Che ansia, ragazzi. La tua auto è veloce, ma la tua tecnica è imbarazzante. Ah sì? Va bene, intanto io vado di nos. Quando i giornalisti vedranno questo posto, l'intera operazione degli sbirri salterà. Sarà epico. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi? Siamo all'arrivo? Siamo all'arrivo? Yeah! Sorpresa, idioti. Sbirri? Ma come hanno? Portaci via, è un'imboscata. Ora dobbiamo fuggire qui. Dobbiamo fuggire, maremma. Che casino. Che casino, ragazzi. Che casino. Un casino. Di quelli assurdi, vabbè. Stanno inquadrando l'officina ed è vuota. L'hanno ripulita. Rivera, sei finita. Mi hai trascinato giusto. In una maledetta trappola. Maremma, ragazzi. Maremma. La Liga
una buona memoria e non dimenticherà mai tutto questo. Che casino, ragazzi, che casino. Che casino. Al momento mi interessa solo non finire in prigione. Semina quei tizi. Appunto. Appunto. Maremma, ragazzi, ma quanti ne sono? Ne sono tanti. Ne sono troppi. Ne sono troppi. Accosta subito. Vediamo di non Io accosta? Okay. Non accetto molto prendere ordini, sai? Non sono il tipo. Quindi io che accosto la vedo un po' difficile. Eh sì, molto. Mi sto incazzando, fermati. Oh ragazzi, ma dove sono? No! Ma va, missione fallita, Maremma. Ma dai. No, vabbè, incredibile. Non dirmi che devo rifare la gara anche. Almeno dall'inseguimento. Ah, ok, almeno. Raggiungiamo un garage, ragazzi, Vai. Sì, vabbè. Toc toc, via. Devo scappare. Maremma. La Liga ha una buona memoria e non dimenticherà mai tutto questo. Troppe pattuglie, ragazzi, troppe pattuglie. Ne ho troppe alle calcagna, Vabbè. Le distruggiamo, che dite? Io credo sia l'unica via di fuga, almeno a distruggerne una o due. Allora, una pompa di benzina. Qui. Vediamo un po' se posso riparare la mia vettura. È ancora un po' distante. Ancora un po' distante, ragazzi, Non so se di molto. No, siamo arrivati quasi. Siamo arrivati. Maremma. Tu nella giacca, raccosta. Rimaniamo in strada, insomma è un casino. No, ragazzi, non so cosa fare, non so, qui andremo avanti per le lunghe, secondo me. Maremma, comunque secondo me la difficoltà è calibrata un po' male. Sì, è calibrata un po' male, ragazzi.
sugli inseguimenti. Un po' esagerata, direi. Però sì, vabbè, toc toc, ma basta, no? Basta. Dai, toc toc, qui. Diamogli una lezione. La Liga ha una buona memoria e non dimenticherà mai tutto questo. Si vuole così tanto. Manteniamo la calma. Non gli facciamo nulla. Va bene. Non gli facciamo nulla alle macchine della polizia, ragazzi. Sospetto mi ha spacciato la macchina. Se qualcuno non lo prende, l'inseguimento è finito. Sono fuori dalla corsa. La mia auto sembra finita su tutto. Vediamo se ce l'ho fatta. Ricevuto. Wow. Fuggito, ragazzi. Fuggito. Allora, un rifugio il più vicino. Questo. Vai. Questa è una lotta che non puoi vincere. No. Ma dai. Come sapevano dove andavamo? Io non... Vediamo di liberarcene. Ci stanno alle calcagna. Me ne sono accorto, guarda un po'. Non vedo il veicolo sospetto. Ho il veicolo sospetto di nuovo sotto gli occhi. Scappiamo. Dammi la linea blu, ti prego. No, Liga una buona memoria e non dimenticherà mai tutto questo. Il soggetto non durerà ancora per molto. Che stress, ragazzi, che stress. Che stress. Non è così che volevo passare la serata. Che stress, ragazzi, ok? Ragazzi, colpitelo ancora! L'ho fatta fuori? Magari. Magari. Merda, ci stanno ancora dietro! Speronata. Io sono ok, ma gli altri arrancano nelle retrovie. No! Posso fare qualcosa al riguardo, centrale? Forza in arrivo, dateci dentro. Anche in forza in arrivo. Siamo a posto. Siamo a posto, ragazzi, qui, Dobbiamo sbarazzarci di quegli sbirri a tutti i costi. Siamo a posto. Facciamo? Insomma. Insomma. Ehi, si sta fermando. Questi qui non mollano. No, non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare. Grado 5, sì, e ora cosa ti racconto a questi? Maremma, ragazzi, che stress. Che stress, cosa ti racconto?
Sì, vabbè. 7-10, pronti a bloccargli la strada. Cavolo, sono tutti. Centrale, mandatele ancora. Stanno arrivando dei rinforzi come si deve. Sì, direi. Ehi, Runo, siamo sopra il soggetto. Non vogliono arrendersi. Siamo nella merda, mi è sfuggito. Ricevuto, non mollatelo. Sì, vabbè, dove? Anche l'elicottero è arrivato, ragazzi. Anche l'elicottero. Sì, vabbè. Tiraci fuori da questa situazione. Come faccio a scappare, ragazzi? Non so se chiudere il gameplay qui, ragazzi, perché se no andremo avanti per le lunghe. Non sono riuscito a disattivare il veicolo. Senti. Non posso credere che ci stessero aspettando. Doc, Doc. Vediamo un po'. Andiamo qui. Ah, non ripara? Io sono sopravvissuto agli impatti, ma della mia auto. Non lasciarli avvicinare! Non capisci proprio! Maremma! Ti stai mettendo contro un agente! Non capisci proprio! No! Sto per alzare la terra dell'insubito. Ora lo sistemiamo. Che casino, ragazzi, che casino! Non è equilibrata bene qui la difficoltà, ve lo dico. No, non è equilibrata bene, ragazzi. Mi dispiace dirlo, ma non è equilibrata bene. No. Ha molti difetti questo gioco, devo dirlo. No, perché a livello medio non può succedere questo. A livello medio non può succedere questo, ragazzi. Dal mio punto di vista, poi... No, ragazzi, io ve lo dico qui, per questo inseguimento metto livello facile perché non è equilibrato bene. La missione dobbiamo portarla avanti. Non è equilibrato bene la difficoltà, ragazzi. Qui o serve qualche patch per risolvere, perché se no non si va avanti in questo modo, Non si va avanti così. No. La Lega, una buona assolutamente memoria, non dimenticherà mai tutto questo. Mi ritiro. Giuro, non fanno che saltare fuori il cammino uno dopo l'altro. Merda, ci stanno ancora dietro. Sì, non è equilibrato bene qui la difficoltà, è normale, è ovvio. Ok, ragazzi, scusatemi, ma sono stato costretto ad abbassare la difficoltà perché deve aver scoperto il piano. Chi altro sapeva? Non so, c'è qualcosa che non va. Perché l'avrebbe fatto? Quel che importa è che sanno quello che sappiamo noi. E ora proveranno a metterci a tacere noi e chiunque sia collegato a noi. Merda, Lucas! Forza, rispondi! Risponde sempre! Però adesso rimetto livello medio, ragazzi, perché per far legare tutto, comunque le missioni storia dobbiamo si fanno a livello medio, che bordello. Vi chiedo scusa, però non mi interessa, cioè se non calibrano bene la difficoltà, ragazzi, perché non è possibile che a livello medio sia
Non è il primo Need for Speed che gioco io, quindi riconosco bene. C'è qualcosa che non va. Non sa guidare, portaci al garage. Andiamo. Così chiuderemo il gameplay. Eh sì, abbiamo fatto abbastanza danno in questo gameplay, devo dire. Lucas! Cazzo, no. Ehi, va tutto bene, ablami. Va via. Liberiamolo. Che è successo? Chi è stato? Sono stato io. Non so che cosa stai cercando di fare, ma adesso basta. Fatti da parte, tesoro. Ho appena iniziato. Ti prego, lui non c'entra niente, non ti può aiutare. Anacaiate. Sai, sembra che tuo fratello fosse un dolor e nel culo una volta. Ma tu... Cazzo. Lasciali stare, è colpa mia. Oh, lo so. E come se lo so, ci sono tante colpe da scontare. Tantissime. Voi due, venite con me. Mi dispiace, Lucas. Mi dispiace. Tranquilla. Ehi, non farmelo ripetere. No, ti prego. Dove li vuoi portare? Andiamo solo in centrale, a fare due chiacchiere. Tu resta qui. Torno subito. Vediamo un po' se la missione è conclusa oppure ci sarà ancora qualcosa da fare, non so, credo sia conclusa. No, ne usciremo. Ehi, la centrale era lì. Dove vai? Zitta. Guarda. L'hai scoperto. Come? Che vuol dire come? Ci hai incastrati. Qualcuno ha parlato. Voglio sapere chi. Non diremo niente. Non è un gioco. Parla! Vuoi sapere chi è la lingua lunga? Beh, non diremo un cazzo se non ci liberi. Oh sì, invece. Vi farò parlare io. Quando avrò finito, andrò dritto dal tuo fratellino. E chissà se vorrà ancora fare il duro, quando mi vedrà fare a pezzi quel suo garage di merda! Bene. Lucas, sì, tutto bene, andiamo. Forza. Guido io? Hai letto nel pensiero. Su, forza. Un momento, arrivo. Che diavolo fa? A tutte le unità, agente in difficoltà, collisione tra Pulson e Moll. Sono sulla scena. Merda. Agenti a terra. Ana, presto! Fatti da parte, tesoro. Ho appena iniziato. Questa mi è piaciuta, ragazzi. Fatti da parte, ho appena iniziato. Questa frase qui, ragazzi, mi è piaciuta in un modo che voi non potete immaginare. Allora, Cloud Bank Nord. La macchina è un po'... L'auto ha preso più botte di me. Speriamo non sia molto distante. Hey Dex, mi serve un favore. Certo, che succede? Potete prendere le mie auto al garage di Vera e portarle a Cloud Bank North? Immagino di sì, ma perché? Gli sbirri ci stanno dando la caccia, non possiamo andare. Le chiavi sono appese. Prendete le auto, vi mando l'indirizzo quando sarete in strada. Sei, sei con Lucas? Sì. Ok. Conosco il posto. Andiamo. Dove stiamo andando? È sicuro. Fidati.
è sicuro, fidati. Non lo so se è sicuro, però andiamo. Adesso rubi alla polizia. Corre, se il tuo piano ci ha quasi fatto ammazzare. Dammi il portatile e stanne fuori. Lascialo a me. Beh, adesso sono curioso. Dammi il portatile. Ti faremo sapere. Questo, sì. Siamo arrivati, vai. Siamo arrivati, ragazzi, e speriamo che siamo veramente in fine missione qui, eh? Speriamo. Questo è pazzesco. Sarò passata di qui un milione di volte. Che posto è? Quando a casa si litigava, è qui che venivo. Ci venivi spesso? Non dopo la morte di papà. Lucas, cos'è successo? Quella gara. Non ne avevo bisogno, ma volevo sempre di più. Mi beccarono e finì dentro. Feci la mia telefonata. Risposi a papà. Ero pronto al peggio. E, beh, pensavo che cosa dirgli. Ma per la prima volta lui non gridò. Rimase in silenzio. Poi riattaccò. E 3 ore dopo aspettavo ancora. Pensavo mi lasciasse dentro per darmi una lezione. Trascorsi tutta la notte nella cella a maledirlo e a augurargli cose terribili per avermi mollato lì dentro. Il giorno dopo, un poliziotto mi disse che era morto. Dopo la telefonata aveva avuto un infarto. Avrei voluto dirtelo. Perché tenertelo dentro? Mi sentivo in colpa. Lucas, tu non c'entri niente. Non è colpa tua. Beh, se ci avessi dato un taglio prima, se l'avessi ascoltato. Non ci sono se. Sei qui con noi. Adesso. È questo che conta. Ci sono persone che vogliono separarci. Distruggere ciò che rappresentiamo. Ciò che papà ha costruito. Io non lo permetterò. E tu? Se vogliamo agire, dovrò assicurarmi che abbiamo le auto giuste. Sì. Così si fa. Questo fa parte del piano. Aveva dei nostri video. Ce ne saranno altri dell'operazione. Possiamo incastrarlo e dimostrare alla Liga che noi non c'entriamo niente. Oh, cazzo. Serve la password, è l'unico modo. Beh, proviamo. Mercer è un gatto? Non l'hai detto davvero. Hai un'idea migliore, genio? Io sì. Arrivo. Qui ragazzi si va per le lunghe con questi ragazzini qui, eh? Wow, missione completata però. Qui un trofeo me lo devi dare. Un trofeo lo merito tutto. Anche di bronzo, però me lo devi dare. Vediamo un po'. No, eh? Siete nei guai? Dex, grazie per avermi portato la macchina, amico. Sei stato veloce.
La faccenda è seria? Guarda, al momento devo incontrarmi con una tizia per via di un portatile. Se è brava come dicono con la tecnologia, ti racconterò tutto. Allora ragazzi, io rientro nel garage per il semplice motivo che il gameplay si conclude qui, perché siamo andati veramente oltre. Ok, il trofeo c'è, ragazzi. Il trofeo c'è. Allora, un salutone a tutti al vostro Diablotex. Adesso devo rifare un po' di crediti. Insomma, ci vedremo, ci sentiremo nei prossimi gameplay. Non vi preoccupate. Ciao a tutti, ragazzacci, e alla prossima, sempre in compagnia del vostro Diablotex. Ciao.